Coraggioso pastore, martire del regime comunista ungherese, morto il 4 marzo 1951 in seguito alle torture subite nel campo di internamento di Kisk-Tarcza. Il vescovo Zoltán Lajos Mezleni, ausiliare della diocesi di Esztergom tra il 1937 e il 1950, ha sacrificato la sua vita per la Chiesa e per i fedeli durante le persecuzioni della dittatura. È stato elevato alla gloria degli altari il 31 ottobre nella Basilica di Esztergom nel corso di una santa messa presieduta dal cardinale Péter Erdő, primate d'Ungheria. Il beato Zoltán Mezleni ci invita a essere fedeli al Vangelo di vita e di verità. È questo il suo messaggio oggi: vivere nella comunione, nella libertà e nella carità, e costruire, promuovere, testimoniare una civiltà dell'amore, della vita e della fraternità universale. Si legge nel messaggio dell'arcivescovo Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e rappresentante del Papa alla celebrazione, durante la quale ha letto la formula di beatificazione. Nella sua omelia, il cardinale Péter Erdő, arcivescovo di Esztergom Budapest, ha definito il servo di Dio Mezleni un modello di testimonianza di uomo cristiano reso forte dallo Spirito Santo, attualissimo ancora ai giorni nostri. Anche oggi, ha affermato, percepiamo che il nostro egoismo individuale e comunitario, la nostra miopia, il nostro desiderio di potere, i nostri odi, ci fanno cadere in una trappola da cui non possiamo liberarci con le nostre forze. Da questo cerchio infernale, solo l'amore misericordioso di Dio ci può salvare. La fedeltà dei martiri, ha detto infine il cardinale Erdő, è fonte di speranza per tutti noi.